I tanti recenti fatti di cronaca, in Molise come nel resto d'Italia, hanno messo in evidenza l'esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle abitazioni, nei negozi e in numerosi altri luoghi violando la legge. A tal riguardo, nella consapevolezza che bisogna percorrere le strade di una sempre maggiore lotta a contrastare i reati, nel segno di un inasprimento delle pene, si muove il responsabile nazionale del Laboratorio Sicurezza dell'Italia dei Valori, Aldo Di Giacomo, che presenta a Campobasso una proposta di legge di iniziativa popolare che titola «Disposizioni per la tutela dell'inviolabilità del domicilio e in materia di difesa legittima» e che modifica alcuni punti e comma degli articoli 614 e 55 del Codice Penale. Questa legge va essenzialmente a raddoppiare le pene per chi commette questo tipo di reato. Essenzialmente il secondo passaggio importante è la perseguibilità d'ufficio: chiunque viola il domicilio e commette altri reati, questo reato diventa perseguibile d'ufficio, ma soprattutto è ancora più importante l'impossibilità da parte di chi commette il reato di poter chiedere risarcimento danni. Questa legge nasce essenzialmente dalle richieste che mi sono provenute dal territorio, perché con l'aumento di questo tipo di reati negli ultimi anni, negli ultimi mesi, soprattutto al nord, è cresciuta la paura. Le ultime sentenze non hanno fatto null'altro che buttare benzina sul fuoco, perché il cittadino del nord che subisce, in Lombardia ci sono all'incirca 400 violazioni di domicilio al giorno. A questo fa seguito una sentenza che dice di dover risarcire la mamma di un ragazzo albanese per 350.000 euro. Beh, evidentemente questo la dice lunga. Allora, anziché fare solo proclami, ci siamo seduti con Italia dei Valori e abbiamo studiato questa legge di iniziativa popolare che vada in questo senso. E a chi dice che questo potrebbe alimentare gli sceriffi? Ma questa legge va esattamente nel senso contrario. Quando vi è una certezza di pena, evidentemente i cittadini avranno meno paura e sono certo che gli episodi del genere saranno in diminuzione nei prossimi mesi.